16 anni che sono in questo palazzo, di 30 famiglie che ci abitano, ne conoscevo al massimo 10. Grazie al terremoto abbiamo tutti legato tanto. Ci salutiamo dandoci del tu, a chiunque, senza nessun tipo di soggezione o diffidenza, perché abbiamo vissuto insieme tutto quello che è successo. Chi al primo piano con la paura di vedersi cadere in testa al soffitto, chi all'ottavo con quella di volare giù dalla finestra. Mi mancherà tutto di questa casa, che ho amato alla follia, e una parte del mio cuore resterà qui per sempre. Ma quando certe cose si vivono insieme, si diventa per forza una grande famiglia. Marina Davino. A questa nuova puntata di Italia Loves Emilia. Il terremoto in Emilia ha colpito prima le persone, poi subito dopo ha colpito le aziende, e quelle immagini che tutti abbiamo visto di capannoni nuovi crollati al suolo sono veramente difficili da digerire, a maggior ragione in una terra come l'Emilia, considerata uno dei motori dell'economia del nostro paese. La storia che vi raccontiamo questa sera comincia, è una storia che è ambientata a Mirandola e comincia proprio con un capannone che crolla. Vero Massimo? Sì, è una storia bellissima, perché chi ce la racconterà è Luigi Mai, dell'azienda APTL. È una storia che mi piace raccontare, perché quando siamo andati da lui in azienda e si è espresso con le parole che ci ha potuto fornire, mi ha fatto commuovere, perché in una settimana è riuscito a fare quello che normalmente ci si impiega quanto, Luigi, per fare quello che hai fatto tu. Innanzitutto grazie per averci invitato e spero che serva il nostro apporto della nostra azienda, che rappresento, che porti qualche cosa di buono anche per l'aiuto degli altri. Noi abbiamo traslocato in una settimana, penso che normalmente si doveva fare in 3 mesi. Credo anch'io. Normalmente almeno. Si doveva fare in 3 mesi. Noi abbiamo un'azienda che era a 37 anni di vita, a 55 addetti, e lavoriamo nel campo della meccanica, siamo nel settore della lavorazione degli acciai e nel settore delle lavorazioni per l'antisismica già da alcuni anni. E quindi noi avevamo solo un obiettivo quella mattina lì della domenica. Perché appunto, ricostruendo la vostra storia, appunto, voi il danno l'avete avuto il 20 maggio. Sì. Noi... con la prima scossa delle 4.05. Quindi sì. Luigi, la tua storia comincia il 20 di maggio, alle 4 del mattino, racconto. La storia, quella brutta storia, comincia il giorno 20. Giorno 20 di maggio, al quale mio figlio, alle 4:15, ha avuto il sospetto, perché abita più vicino lui, è andato a vedere e tramite il portone vedeva il cielo, quindi lui è andato davanti all'azienda, si è presentato lì perché ha avuto il presentimento che qualcosa non andasse bene, anche perché il capannone, essendo una famiglia, noi di artigiani, fa parte della famiglia, il capannone fa parte del nostro. Il capannone quanti anni aveva? Il capannone è stato quello nuovo che è andato giù, è stato costruito 7 anni fa. Non era vecchio, non si può definire una vecchia struttura. Il capannone, insomma, che avete costruito aveva tutte le caratteristiche in regola con le normative che a quell'epoca... Era tutto a norma e fatto con tutti i criteri di quella legge che c'era nel 2005, quindi a posto. Comunque la vostra storia, il giorno 20 maggio, è una storia che si racconta di ora in ora. Perché sì. Voi vi siete dati da fare tantissimo quel giorno, cosa avete fatto? Allora, prima di mezzogiorno noi ci eravamo fatti venire un'idea di trovare un posto dove andare a produrre, per fermare il meno possibile la produzione. Obiettivo uno era quello di non perdere i clienti, questo era il primo obiettivo. Eravamo tutti salvi, quindi... Dopo un po' di tempo abbiamo pensato che il tempo per piangere era già scaduto, pochi minuti era sufficiente, e c'era da pensare che cosa fare da adesso in avanti. Parliamo sempre del giorno 20. C'era un capannone vecchio, fermo da 20 anni, costruito in ferro, nella distanza di 10-12 km, e ci è venuta l'idea di andarlo a vedere. Hai pensato di andare a cercare un capannone vecchio in ferro perché ero sicuro che in ferro
doveva sopportare le scosse di terremoto. Quindi tu hai guardato molto avanti. Quindi siamo andati a vederlo subito la domenica mattina. Il capannone era in uno stato, anche se costruito 45 anni fa, di abbandono, ma comunque aveva sopportato bene le scosse di terremoto 20, che non aveva neanche i vetri rotti. E tu hai deciso, noi adesso andiamo lì. Sì, noi abbiamo cercato la proprietà. La proprietà tra l'altro era fuori all'estero quando l'ho rintracciata la domenica mattina, senza tante spiegazioni, prima della fine della telefonata ci aveva già detto di andare a prendere le chiavi per andare dentro. Quindi voi nel giro della mattinata avevate già una locazione nuova con le caratteristiche che ritenevi opportune e questo vi ha fatto partire. Come quali sono stati i passi successivi? Abbiamo fatto burocratici, tecnici, tecnologici, non so. Alla domenica pomeriggio l'abbiamo dedicata per fare il piano di battaglia. Quindi, piano di battaglia era... Con chi l'hai fatto? L'abbiamo fatto assieme i nostri dipendenti, gli ingegneri e la famiglia. Eravate tutti lì, insomma. Eravamo tutti lì. Abbiamo fatto il piano di battaglia per il trasferimento. E il giorno dopo, alla mattina alle 7, avevamo delle squadre a smontare i macchinari con gli ingegneri davanti per la sicurezza e dall'altra parte avevamo 60 persone che avevano cominciato a pulire, sanificare l'ambiente e cominciare a montare tutti gli impianti elettrici, impianti idraulici, aria, gas, tutto quello che serviva. Chiara, tu, Chiara Mai è la figlia di Luigi, tu c'eri quel giorno, tu cosa hai fatto? Quella mattina siamo rimaste lì a contemplarlo qualche oretta e dopo abbiamo iniziato io con mia mamma e qualche altra ragazza che lavora lì in azienda a svuotare l'ufficio, tutta la documentazione, i computer, tutto quello che si poteva salvare fino a dove era sicuro. Abbiamo iniziato a proprio a fare smacchinate, da portare tutto a casa in modo da salvare il salvabile. E in da due dove giorni. Hai cominciato? Da dove, qual è stata la cosa più impreziosa da portare via sull'immediato? I server. I server, sì. Come mai? Perché è tutta l'azienda. È la memoria storica dell'azienda. Sì, sì. Quindi in tre si giorni... comincia da lì, i PC e il server. Sì. Dopo in tre giorni neanche gli uffici erano completamente vuoti, li avevano svuotati completamente. E avete stoccato questo materiale dove? A casa nostra. A casa? Sì. Perché siete fortunati, avete un bel garage, è stato dentro tutto. Non solo uno, ne abbiamo occupati due o tre di garage e anche un altro appartamento, perché comunque erano quanti metri quadri di uffici? Erano 450 metri. 450 metri quadri. E in quanti lavoravate in quell'ufficio? Erano una quindicina. 16 persone. Sì. Fra tecnici, impiegati, ragioneria e quant'altro. Sì. 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 E siete riusciti a salvare quasi tutto? Degli uffici l'80% l'abbiamo salvato. Questo è stato fondamentale, sì. È stato fondamentale sì. Per poter insomma, ripartire. Bene, da lì in poi i passi quali sono stati? Cosa avete dovuto fare? Siete andati dalle istituzioni, avete chiesto aiuti, avete fatto... Allora, noi abbiamo avvisato le istituzioni per quanto riguarda il trasferimento. Il comune di Mirandola? Abbiamo avvisato il comune di Mirandola, il comune di San Prospero che ci ha ospitato. Problemi zero, quindi grande collaborazione, insomma, quindi c'è stata una collaborazione a 360 gradi. Da qui noi lunedì abbiamo cominciato subito a fare il grande trasferimento, è vero, man mano che si facevano gli impianti. Trasferimento di macchinari, sì. Di un'azienda meccanica, sì. Quindi immagino non sia stata una cosa semplice. No, macchinari molto importanti. Noi abbiamo, tra macchinari e materiali, abbiamo spostato 600 tonnellate di prodotti e macchinari. Avete dovuto fare dei trasporti eccezionali? Anche, sì. Quindi quelli, i permessi ve li hanno dati subito al volo e non c'è stato problema. Quindi le istituzioni hanno capito che voi eravate in difficoltà e vi hanno agevolato. Esatto. Tra l'altro c'era un po' di sorpresa perché... Eravamo i primi a muoversi il lunedì lungo le strade per il trasferimento dei macchinari. Il lunedì è esattamente un giorno dopo l'evento. Quindi c'era anche un po' di stupore, c'era ancora lo sbigottimento, che cosa sta succedendo, cosa fanno, che cosa si fa. Quindi in questo però c'è stata un'attenzione per quanto riguarda i comuni che a noi è piaciuta.
certo, tutto il comportamento. Certo. Quando è che la produzione è ripartita? Allora, noi il giorno 27 l'Enel ci aveva dato la luce, avevamo acceso tutto tranne i due laser, perché i due laser avevano bisogno di altri 3-4 giorni per essere messi in moto. A regime. Quindi noi il giorno 28, il lunedì, eravamo già nella sede, fra virgolette, nuova e già in produzione. Quindi la commessa sostanzialmente è stata sospesa una settimana. Noi abbiamo perso una settimana di lavoro, che l'abbiamo impiegata per il trasloco, e noi il giorno 28 eravamo già in moto nella azienda nuova. Poi però vi siete fermati ancora dopo il 29. Il 29, che c'è stata quella scossa che è stata fra virgolette la più grave, perché nessuno si attendeva una scossa tale o uguale. Siamo andati sotto ordinanza dei comuni, perché i comuni in quel momento lì hanno detto: attenzione, adesso stoppiamo tutte le attività, andiamo a vedere che cosa succede e voglio capire se gli stabili sono tutti in ordine. Da lì noi abbiamo fatto i passi che dovevamo fare, ma avevamo già il capannone pronto e abbiamo aspettato che uscisse un'ordinanza di comportamento per la messa in sicurezza, al quale noi eravamo i più tranquilli perché era in ferro, e noi dopo 8-10 giorni eravamo già in moto. Quindi anche lì, insomma, poi siete riusciti a mettervi in moto, insomma. Sì, perché noi delle opere di aggiustamento non avevamo niente da farci, perché gli ingegneri... Il capannone avevano... che è crollato aveva le caratteristiche, me lo avevi detto prima, di quelle che erano le normative? Sì, capannoni che sono crollati, tutti, in funzione delle informazioni che abbiamo noi, sono stati tutti costruiti con le norme che erano in quel momento. Le norme che in quel rispettando momento, tutte le norme che c'erano in quel momento. Quindi il territorio in quel momento non era previsto sismico. Esatto. Quindi... Fino al 2008-2009, che era scattata la nuova regola, che questi qua non sono andati giù, ma però si sono mossi tutti, sono andati inagibili. Invece quelli prima del 2009, come i nostri, molti sono crollati. Ecco, infatti Luigi Maia è il presidente provinciale della CNA, che a Modena rappresenta più di 16.000 aziende, quindi insomma conosce molto bene, insomma, la situazione di tutte, no, le aziende associate. E i crolli dei capannoni hanno veramente colpito tutta l'Italia. Esatto. Perché erano capannoni nuovi. Esatto. E questo terremoto cosa cambierà? Allora, nelle modalità di costruzione, perché questo terremoto cambierà, qualcosa deve cambiare, perché... cambierà che da domani i capannoni che saranno costruiti non si va a transigere sulla legge, perché sono in classe 3, ma mi aspetto che ci sia anche un altro miglioramento ancora nel corso, e ci stanno studiando sopra a livello regionale, però questo non lo sappiamo ancora. È chiaro che non c'è mai stata la speculazione sopra o il risparmio per costruire i capannoni. Perché? Perché il capannone fa parte, è un pezzo della casa dell'artigiano. Quindi... Sì, si fa col cuore, tu dici. Esatto. Esatto. Luigi, chi ha finanziato tutto questo trasloco e il nuovo affitto del capannone? Fai male fare questa domanda. Finora tutte le aziende che stanno per ripartire, che hanno dovuto mettere in sicurezza i capannoni, ci ha messo del suo, le risorse proprie, perché lo Stato, anche se ha già creato le condizioni per un rimborso, un finanziamento perduto, ma a livello regionale ancora non è ancora arrivata la documentazione per chiedere i danni e mettere in moto quello che si dice i risarcimenti o i rimborsi. Ecco, e qua entriamo nell'altro tema, no? L'altra difficoltà, cioè la giungla della burocrazia. Abbiamo ascoltato anche altri imprenditori, insomma, sì. Le difficoltà veramente sono di tutti, perché... Sì, qua la burocrazia, in questo caso qua, noi ci aspettavamo, come abbiamo fatto noi dentro le aziende, abbiamo chiesto qualche proroga per quanto riguarda alla burocrazia. Proroga vuol dire spostarla in avanti, non evitarla.
parliamo della burocrazia, non quella legata alla sicurezza, che a volte se la si mescola, ma non va bene mescolarla. Adesso ci troviamo impastoiati, perché lo Stato ha già deliberato una legge per quanto riguarda che ci saranno dei soldi a disposizione, non si sa quando li daranno, ma se non viene fatta un'azione di dire ok, compilate i documenti, poi noi vi faremo avere la delibera che alla tale azienda ci saranno tot euro e noi questo qua andremo in banca e farceli anticipare dalle banche. Perché quindi lì la banca anticiperà, esatto, i vostri esborsi fondamentalmente, esatto, i danni che avete avuto li dovete documentare, esatto. Dopodiché l'80%, se i requisiti sono quelli che... Fino all'80%. Fino all'80%. Non è ancora chiaro, non è ancora chiaro. Fino all'80%. Però l'istituto bancario è in grado, secondo quello che ho letto stamattina sui giornali, di anticipare, esatto, questo. Il mestiere delle banche sarebbe questo, proprio questo. Certo. E da quanto abbiamo di informazioni, pare che le banche svolgeranno proprio questo incarico, perché è un incarico al posto dovere dello Stato, che lo Stato man mano che raccoglierà i soldi li darà alle banche che loro hanno anticipato alle aziende. Chiara, ne sai qualcosa di documentazione, vero? Sì. Perché? Perché ho seguito tutta la pratica assicurativa fin dal primo momento, perché la PTL è assicurata al 50%, quindi fin da subito abbiamo dovuto iniziare a far chiarezza sulla documentazione che era necessaria per portare avanti la pratica. E quindi ho iniziato a raccogliere tutte le fatture di spesa sostenute per la delocalizzazione dal punto di vista per poter accedere ai fondi perduti e parallelamente fare anche tutti i preventivi di spesa per le nuove attrezzature, i materiali, i prodotti di magazzino andati distrutti ai fini dell'assicurazione, che è stata molto lunga, ma... Ma la documentazione, per carità, cioè è sacrosanta, insomma, ci mancherebbe altro, insomma, però non si può sbagliare neanche una virgola. No, non si può sbagliare perché ci si può giocare tutto, quindi è stato un lavoro molto preciso e paziente, perché comunque non sono pratiche che si risolvono in 1 o 2 settimane, ma ci ho messo 2 mesi abbondanti per terminare tutto. Sì. Adesso avete finito da questo punto di vista? Sì, da questo punto di vista abbiamo finito. E quindi siete in attesa? Siamo in attesa, sì. Allora, c'è appunto, ci sono tutte le difficoltà, però insomma c'è stata anche una grande solidarietà nei vostri confronti. Sì. È vero, cioè almeno questa, allora, è la sensazione. A parte la solidarietà che è avvenuta con tutti quelli che hanno lavorato nei campi, per quanto riguarda chi ha perso le case, noi abbiamo dei ragazzi che hanno perso la casa. I tuoi dipendenti che lavorano da te hanno perduto la casa? Sì, noi ne abbiamo una decina, che alcuni addirittura è crollata, quindi sono fuori. Ancora oggi? Ancora oggi, in via di sistemazione. Allora, c'è stata una grande solidarietà anche fra imprese. Mi dicevi tra imprese concorrenti? Esatto, noi abbiamo avuto una soddisfazione enorme. I nostri concorrenti che avevano delle attività uguali alle nostre ci hanno telefonato nella settimana dopo e ci hanno detto: per non perdere i vostri clienti, noi vi aiutiamo a fare i pezzi che avete bisogno, perché noi abbiamo piacere che voi clienti non li perdete. E pensavo che fossero solo parole, non è stato così, è stato tutto vero. Noi siamo stati fermi quasi 3 settimane e mezzo. In quelle 3 settimane e mezzo eravamo fermi con l'azienda, ma tutte le urgenze, i concorrenti della PTL ci hanno fatto i pezzi. Insomma, è stata una mossa che magari è stata fatta anche naturalmente dopo, è vero. Col cuore. Ma pensandoci vuol dire che al di là della concorrenza, nelle persone della bassa hanno una marcia in più per quanto riguarda la solidarietà, perché questa è solidarietà. Sono rapporti che si instaurano fra le persone, perché poi le aziende sono le persone, no? Esatto. Luigi? Sì.
E sì. Quando si dice insomma che sia una grande famiglia, alla fine insomma, esatto. Questa esperienza lo ha dimostrato. Quindi. Questa è stata un'esperienza che è stata una delle punte più forti e anche commoventi, perché i concorrenti, senza andare a prendere tante curve, ti vengono a bussare alla porta e ti dicono dimmi quello che ti serve che io te lo faccio. Cioè hanno alzato il telefono o sono venuti? No, qualcuno è venuto e altri hanno telefonato. È stato sufficiente una telefonata. Perché poi le cose che magari non ci si aspetta forse sono quelle che colpiscono, infatti, che colpiscono di più. Questo noi siamo rimasti a bocca aperta e poi abbiamo fatto quello che si poteva anche noi dopo che eravamo in moto per gli altri. Per gli altri tuoi colleghi, esatto. del vostro paese. Esatto. La tua azienda si occupa anche fra le altre cose dell'acciaio inox e dell'antisismico. Sì. Spiegami bene. Cos'è? Voi siete esperti, quindi dovevate essere preparati. Certo. Mi cogli un po' strano su questa questione. Nel 2009 è scoppiata la crisi della meccanica. Sì. E allora cosa abbiamo fatto? Abbiamo indagato se c'erano nuovi filoni di attività, è vero, per far crescere l'azienda. Certo. E c'era il miglioramento antisismico delle strutture, specialmente quelle pubbliche. Parliamo di asili, nido, parliamo di ospedali, parliamo di scuole. Abbiamo fatto in tempo negli ultimi 3 anni a fare 10-12 interventi al quale queste scuole non sono crollate. Sono ancora danneggiate, ma non sono crollate e non hanno procurato morti dentro le scuole, certo. O gli asili. Questa certo. È una cosa importantissima. Spiegami concretamente cosa vuol dire fare una messa in sicurezza, un adeguamento, come lo chiami tu? Allora, parlo ante terremoto. Sì, certo. Volevo dire che una scuola costruita 40 anni fa, sì. È vero, che magari aveva le colonne in cemento, bisognava collegare con dei tiranti o anche dei ferri, collegare tutte le colonne in cemento, Di loro. Però sono tutte calcolate da ingegneri in modo tale che dovesse sopportare una scossa di terremoto minimo a quella di classe che stava avvenendo sotto, che era la 3 per i nuovi delle costruzioni, e questo ci ha dato ragione perché infatti non ci sono stati danni ai bambini. Riesci a spiegarmi tecnicamente qual è la differenza tra un capannone sismico, antisismico? Proprio farmi un esempio, in modo tale che noi che abitiamo costantemente i capannoni industriali, ci lavoriamo, quali è che sono più sicuri rispetto agli altri? Allora, tutti quelli dell'ultima generazione, con la legge del 2000, fine 2008, inizio 2009 circa, i pilastri e le travi in cemento andavano spinati o avvitati tra di loro, quindi si potevano muovere. Potevano fare dei danni al limite per quanto riguarda se stesso, ma non c'era il crollo. La differenza è tutto qua. Cioè, uscire dalla sede se è spinato e imbullonato. Non usciva dalla sede e non cadeva il tegolo. Perché esatto. Quelli di prima come erano costruiti? Appoggiati. Soltanto appoggiati. Esatto. Quindi ballonzolando tra di loro si correva il rischio di scendere dalla trave. Esatto. Ed è quello che è successo. Che è quello che è successo. Ed erano a norma per quel periodo, certo, di costruzione. Certo, certo. Quindi l'adeguamento, l'innovazione è la spina, il bullone, esatto. Il fissaggio fondamentalmente. Esatto. Chiara, cosa resta di questa esperienza? Quando tu pensi a tutto quello che hai passato, la prima sensazione che provi qual è? Che ce l'abbiamo fatta. E già... E tu l'avevi promesso a tuo padre? Sì, sì. Quando? Ce lo puoi raccontare? La mattina, subito il 20, sono arrivata là in azienda perché ero andata a controllare mia nonna, i parenti, così se erano tutti a posto, e non sapevo ancora niente perché non mi avevano voluto dire niente. Arrivo in azienda e guardo... Perché da fuori sembrava tutta perfetta, non si vedevano danni dall'esterno. Mi fermo davanti all'ingresso, vedo il portone, vedo il cielo, mi giro verso mio padre e mia madre che erano in uno stato abbastanza confusionale. Beh, certo, immagino, per la situazione, e mi sono sentita di dire ce la faremo. E ce l'abbiamo fatta, abbiamo avuto una solidarietà da parte di amici,
e tantissime persone che non immaginavamo, perché persone che ci hanno proprio aiutato anche materialmente a fare il trasloco e che eravamo uno squadrone. Anche dei vostri clienti? Sì, tantissime persone, eravamo in tantissime e non ce lo aspettavamo. Sì. Io credo che abbiate avuto veramente uno spirito di prontezza fuori dal normale. Fare il trasloco in una settimana di un'attività non previsto credo che non sia possibile. Io non ho questa sensazione, anzi devo fare i complimenti a Luigi e complimenti a Chiara, perché veramente hanno fatto qualcosa di eccezionale, e i mirandolesi e poi non mi ricordo il paese dove siete andati a finire, credo che vi debbano fare i complimenti. San Prospero. Quella Madonnina che è nella rotonda credo che vi porterà bene. Sì, sì, certo. Madonnina della Rotonda. Che... Io un'altra cosa che ti volevo chiedere, lo chiedo al presidente della CNA, insomma, com'è la situazione delle aziende artigiane di Modena? Allora, noi le aziende artigiane di Modena dell'area nord, o chiamata anche bassa, allora il 50% sono già tutte in moto. Una buona parte andranno fine anno anche loro in moto. Ci restano solo quelli che non sono riusciti ad allontanarsi o spostare l'attività fuori dal territorio per motivi che magari ci sono anche dei motivi, o a spostarsi in altre zone, e questi aspettano per la ricostruzione. Ma comunque noi pensiamo che il 70%, quando siamo all'inizio dell'anno, saranno tutti in moto. Chi ancora nelle tende, o non nelle tende, ma comunque producono e tengono stretto l'anima che è il cliente. Si può quantificare il danno che avete avuto? Il danno dell'area, certo, che è stato certificato finora da organi competenti, siamo intorno ai 12 miliardi. Insomma, non è una cifra da poco. E se lei, dopo appunto 2 mesi dal terremoto, insomma, dopo l'esperienza che avete passato, tu sempre come presidente della CNA dovessi fare un appello, cosa manca, cosa serve? Cosa richiedete? Ecco. Poche cose. Semplificare il più possibile la strada agli imprenditori. Quindi la burocrazia bisogna abbassarla il più possibile e farla in un momento al quale ci saranno delle cose che la produzione è già partita. Quindi non è possibile pensare che adesso per questioni di documentazione si vada molto avanti. Quindi in più vedo da un'altra parte una grande positività dei nostri imprenditori, che hanno tanti difetti tranne uno, quello di non mollare. Certo, infatti hai detto ci distinguiamo. Cose, sì. Perché appunto questa gente, no Massimo, non ha mica... No, ma ce ne siamo resi conto in questi incontri durante la settimana qui a Festareggio, che è veramente la caratteristica principale è quella di essere solidali fra di noi. I tuoi competitor che ti fanno i pezzi mi fa piacere, non è proprio dialettalmente corretto, ma per farti capire che è una cosa incredibile. E poi l'entusiasmo che ci hanno messo tutti i volontari, sia della Protezione Civile, della Croce Rossa, i semplici cittadini, per ritornare il più rapidamente possibile ad una normalità, diciamo così. Certo. Sì. Ce l'avete fatta? Allora, io posso dire, c'è stato il terremoto. Ah sì? No, non c'è stato, per voi no. Adesso siamo avete talmente avanti. Siamo talmente avanti e abbiamo mangiato talmente tanta strada che io lo dimenticherei e guarderei solo... Avanti, avete un capannone antisismico, quindi non certo. C'è nient'altro che augurarvi altri 50 anni di lavoro. Grazie. Con una nuova generazione che sta venendo avanti. Certo, grazie. Un bellissimo messaggio, insomma, direi, con il quale chiudere questa serata. Grazie infinite. Grazie. A Luigi Mai, titolare della PTL di Mirandola, grazie a Chiara Mai per essere stati insieme. Grazie. A noi, davvero questo applauso ve lo meritate tutti, grazie. Questa puntata finisce qui, io vi do appuntamento alle prossime puntate di Italia Loves Emilia, buona serata.